Cosa ti aspetti da questo talent? Da questo talent di certo mi aspetterò originalità, perché comunque vi sono un sacco di gruppi veramente che suonano una marea di stili diversi. Soprattutto da questo talent mi aspetterò un sacco di gente. L'anno scorso c'erano addirittura 1000 persone, quindi è anche un'opportunità per ogni gruppo proprio per essere conosciuto. È per questo che è proprio molto bello. Riguardo al tuo gruppo, cosa ci dici? Quanti siete? Cosa suonate? Allora, riguardo al mio gruppo, noi siamo in 6. Suoniamo un genere jazz, funk, ska, tutti i sottogeneri. Generi comunque che sono molto particolari e unici per il fatto che appunto non si suona solamente un tema, ma si improvvisa anche. Ogni strumento improvvisa e praticamente suona e esprime attraverso lo strumento quel che ha dentro. Va bene, grazie, vi aspettiamo. Okay. Allora, Roberto, cosa ti aspetti da questo talent? Da questo talent mi aspetto, mi sono messo un po' più comico, mi aspetto più che altro entusiasmo, che si devono anche un po' divertire, giustamente, qualità anche, che siano anche belli da vedere, e poi più che altro, sì, qualità, entusiasmo e partecipazione più che altro che coinvolga il pubblico, come sempre è stato. Quindi tu gli anni scorsi ti sei sentito coinvolto? Sì. Quindi anche a livello di pubblico questo talent riesce a coinvolgere le persone? Sì, riesce a coinvolgere più che altro, è un po' sulla musica che può... Diciamo che non incontra le tue preferenze. No, perché ormai sono leggermente datato. Appartiene ad un'altra generazione. Sì, però... No, però comunque ci saranno anche delle cose un po' più sul classico quest'anno, quindi penso comunque che potrai essere accontentato. Sì, ma no, comunque musica abbastanza bene. C'erano quelle esposizioni un po' con questa musica, con i picchi un po' troppo alti, che più che musica dava un po' sul rumore piazzato lì, così. No, ma cercheremo di fare meglio quest'anno. Va bene, grazie comunque Roberto. Comunque faccio molti auguri a chi si esibirà. Grazie, ringraziamo Roberto, un saluto. Vedremo i risultati. Il 31 maggio. Vai. Due parole sul talent. Talent molto bello. Due, basta. Talent molto bello. Tre. Non va bene. Talent bello. Va bene. Talent bello dell'eredità, io vengo dal Cassini, sono trasferito tra virgolette 2 anni fa, talent veramente molto bello, gestito bene anche grazie a voi, mi sarò contento veramente anche quest'anno di partecipare alle audizioni. Presentatevi. Siamo il gruppo della classe Quinta B e portiamo uno spettacolo teatrale sul femminicidio tratto da Ferite a morte dello spettacolo di Serena Dandini e per ricordare quante donne vengono uccise ogni giorno. Cosa ne pensate di questo talent? Cosa vi aspettate da questo talent? Grandi cose, come sempre. Caro Russo, dici cosa vuoi fare a questo talent? L'idea era di suonare, andare lì, cercare di coinvolgere un po' il pubblico, vedere che cosa si riusciva a fare con le parole. Hai un gruppo? Adesso suoniamo in due, io e Marco, non viene qua a scuola, ma sì, cioè avrei anche un gruppo, ma sono con due a questa parte. Caro Giulio, visti i tuoi precedenti negli scorsi talent, come ti presenti per questa quinta edizione? Come mi presento? Allora, piuttosto agguerrito, nel senso che io con gli Strammers voglio assolutamente passare, anche con Joe Piccionis, che è il secondo gruppo col quale mi presento. E quindi vogliamo darci dentro, riuscire a passare e nel caso riuscire a vincere, perché ho saputo che si andrà a canale forse. Senza forse, quindi il caso non sarebbe male. Con forse. Con forse. Con forse. Quindi con forse comunque non sarebbe male, quindi andiamoci dentro. Ti sei inserito in due gruppi per avere il doppio della possibilità di vincere? In realtà no, nel senso è più per fare un favore al Joe Piccionis, un gruppo di miei compagni di classe più un altro esterno, vabbè, però mi fa molto piacere suonare con loro. E poi certo il fatto che suonare in due gruppi ci sia la possibilità di vincere ha fatto
innegabile, però comunque per la tutti. Federica, prima esperienza nell'organizzazione del talent, come pensi che funzioni? Beh, innanzitutto spero che riusciremo a organizzare un talent come quelli degli scorsi anni e che la partecipazione sia sempre maggiore e i partecipanti siano sicuramente tutti bravi. Ne sei sicura? Vedremo. Allora, ciao, presentati! Ciao, sono Manuel e faccio parte del gruppo Work in Progress che speriamo che partecipi al talent show di quest'anno. Siamo in quattro, e suoniamo hard rock e facciamo cover fondamentalmente. Ci portiamo due cover degli Iron Maiden. Sono anche molto gasanti, ecco. Cosa ti aspetti da questo talent? Spero sia una cosa in grande stile, diciamo, e spero di nuovo che ci siano qualche parodia, esibizioni, ecco. Parodia di qualche professore, l'anno scorso la parodia di Cavallaro ha avuto molto successo da quanto saputo. Va bene, grazie. Ciao. 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 Chi sei? Daniele Giulia. Se ti dico Leo's Got Talent, cosa mi sai dire? Leo's Got Talent è una ricerca di talenti in questa scuola, un po' come Italia's Got Talent, però in un campo un po' più ristretto. Qualcos'altro? Che secondo me è una cosa molto bella perché dà l'opportunità a tutti di partecipare, non si fa una scelta in base alle classi, comunque non si sceglie per età il partecipante, ma si sceglie chi si offre comunque volontario. Tu non partecipi, vero? Io no, mi è ancora un talento nascosto perché non è ancora venuto alla luce. Oh, quasi profondo. Ciao, presentatevi. Alessandro e Marco. Di che gruppo fate parte? Dei Deadpool. Cosa suonate? Io chitarra e lui è chitarrista, nasce come chitarrista ma per esigenze con noi suona basso. Che generi ci propinerete alle audizioni? Beh, diciamo che abbiamo un genere molto vasto, principalmente è qualcosa di improntato più sull'heavy metal, qualcosa del genere, però diciamo che spaziamo su vari generi e principalmente le nostre canzoni comprendono una distorsione molto forte, ma allo stesso tempo anche arpeggi puliti con soli puliti e tante cose, insomma. Ok, quanti siete nel gruppo? Siamo in 5. Siete in 5. Cosa vi aspettate da queste audizioni e cosa sperate in questo talent? Beh, quello che ci aspettiamo è di essere presi, penso, come tutti. E beh, da questo talent almeno di farci conoscere, visto che comunque non è una cosa che porta soldi in un certo senso, ma comunque nessuno dei nostri concerti finora ci ha portato soldi, quindi è una cosa che facciamo per passione, ci piace e va bene così. Cosa ne pensate se le vostre audizioni potessero finire sul primo canale Sound? Beh, dovrebbe essere una cosa. Tanta roba se finisco sul primo canale, allora ancora più visibilità di quella che già poteva darci in questo caso nel talent, insomma. Allora mi sa che vi toccherà partecipare a questa audizione. Eh sì. Di brutto. Va bene, ci vediamo venerdì, grazie. Grazie. Allora, ormai è da un po' di anni che fai parte del talent, vorremmo sapere le tue impressioni per questa quinta edizione dello Leo's Got Talent. Impressioni? Allora, l'organizzazione mi sembra molto buona, nel senso che ho già visto varie iniziative, ho visto che è andato in giro per le classi a chiedere dati, cose varie. Mi sembrate molto, molto pronti, anche perché voglio dire, dopo quei 5 edizioni magari c'è un po' di esperienza. Cosa ti aspetti da questo talent? Bella domanda. Mi aspetto che sia un bello spettacolo. In sostanza, diciamo, si spera che questo sia il mio ultimo anno qui, quindi insomma qualcosa di buono sicuramente. Insomma, dare un po' l'opportunità a tutti di esibirsi, l'opportunità a tutti di vedere un bel spettacolo, semplicemente questo. Negli ultimi 4 talent, quale ti è sembrato quello più meglio riuscito, diciamo, quindi quello meglio riuscito? Direi quello dell'anno scorso, nel senso che gli sketch erano molto belli, i balletti erano molto belli, c'erano cose innovative tipo i tessuti aerei, insomma cose particolari. Non ci saranno più quest'anno, però. Peccato. No, l'anno scorso è stato molto bello. Va bene, grazie, ci vediamo. No. Signor Fulcaro, mi sembra molto rilassato. Cosa ne pensi di queste audizioni che ci stanno per essere? La vedo abbastanza bene, tranquillo. Come va? Ma
E invece rispetto agli altri, gli altri anni, cosa ti aspetti da questo talent? Ma io spero che tutti gli anni di solito è sempre stato fatto bene. Quindi mi aspetto un bel talent come al solito, una bella iniziativa e di solito appunto è sempre stata fatta bene. Quindi io spero che anche quest'anno venga bene. Se ti dicessi che le audizioni andranno in onda sul primo canale Sound, cosa mi rispondi? Ah, che anche questa è una cosa bella perché alla fine, oltre che una cosa semplicemente scolastica, diventa una cosa, non so, vista un po' di più, così almeno che ci si renda conto che ci sono dei giovani che comunque si impegnano anche in... No, si impegnano. È un modo per combattere la crisi? Non saprei. Non lo so. Secondo te il talent può essere una soluzione valida per cercare di scacciare un attimino questi spettri brutti di questo periodo? Secondo me in parte sì, ma più che altro per far vedere alle persone che i giovani si interessano in alcune cose, hanno dei, non so, anche chiamare principi, degli interessi. Quindi dimostra a, diciamo, le persone adulte che i giovani non sono solamente ad ascoltare quello che gli viene detto, ma hanno comunque delle loro idee e hanno delle iniziative. Per esempio il talent è un'iniziativa dei giovani. Va bene, grazie. Ci vediamo venerdì. Ok, allora venerdì. Ciao. Allora, carissimo, presentati. Io sono Alessandro, dei Jack in the Box, e ci presentiamo per la prima volta al talent quest'anno. È soltanto la seconda volta che suoniamo con un davanti a un pubblico e che dire, suoniamo insieme da circa un anno, un po' di più, e siamo in sei ragazzi, sono l'unico del Leonardo e suoniamo rock leggero, facciamo anche delle cover. E che dire, due parole per descrivere il talent, due aggettivi. Importante perché per noi è un'occasione per farci conoscere, suoniamo suoniamo solo la seconda volta che suoniamo davanti a un pubblico. È importante e divertente perché comunque suoniamo tutti, prima di tutto, più di ogni altra cosa, per divertirci, per piacere nostro. Impressioni sulla quinta edizione del talent? Sulla quinta edizione, questa è la quinta. Ancora tutto da vedere. Per ora ci sono delle buone aspettative, è stato fatto, mi sembra, più lavoro rispetto agli altri anni. Un bel mazzo, quindi ci sono ottime aspettative. Vedremo come verrà fuori. Va bene, grazie, ci vediamo venerdì. Allora, Magico Fronda, l'anno scorso avete esordito con delle canzoni un po' particolari, quest'anno contate di replicare, di bissare anche il successo del pubblico. Come vi aspettate questo talent? Quest'anno vi stupiremo ancora di più con canzoni ancora più stupefacenti, cioè vogliamo qualche anticipazione, qualche chicca. Vi saranno canzoni riguardanti argomenti molto, molto profondi. Molto anche, forse attuali come argomenti. Sì. Sì? Ne sei convinto o no? Tra le quali ne sarà una che riguarda l'argomento che scade apposta il 31 gennaio. Ripetuto tutti i giorni sulle pubblicità della RAI. Va bene, grazie per questa anticipazione. Allora ci vediamo alle audizioni. Grazie. Eccolo. Andrea Marcenaro. Fuso dopo due ore distrutto. Di provini, di video, di filmati. Dunque, caro Andrea, cosa ti aspetti da questo talent? Cosa mi aspetto? Beh,
Allora, sicuramente, avendo preso parte al talent dell'anno scorso, mi aspetto qualcosa di ancora più grosso e fantastico, entusiasmante. Come ho già detto, di certo ci sarà un sacco di nostalgia rispetto al talent scorso, ma tuttavia io sono qua, e l'ho già detto, penso che lo sappiano tutti, sono qua per impegnarmi al massimo, dare tutto me stesso per la buona riuscita di questo talent di quest'anno. Quindi direi che non c'è tanto altro da dire. Il titolo alle tue spalle recita "Inseguendo il successo". Cosa inseguiamo noi in realtà? Ah, di certo io non inseguo niente perché non mi faccio nemmeno vedere, però io penso che sia un'opportunità per tutti. Qualsiasi persona che voglia, che abbia l'opportunità di esibirsi sul palco del Pulitiana, che di certo non è un palco da quattro soldi, come dire, abbia l'opportunità di farsi vedere, di conoscersi, di prendere sicurezza con se stessi soprattutto, e è assolutamente un'esperienza che io raccomanderei a tutti, perché è un'esperienza fantastica salire lì sul palco, luci davanti, mille persone che ti guardano. Prendendo come esempio solo questa edizione, quindi diciamo l'edizione numero 5, com'è stato finora organizzare il talent? Un aggettivo, due, com'è stato? Per ora? Per ora. Ma per ora, meglio deve ancora venire. Per ora sto ancora bene, mettiamola così. Per ora non ci sono ancora grossi sacrifici. Sicuramente più avanti inizieranno vari casini, solite menate, più avanti ci sarà da ridere, dai, diciamo così. Sei pronto per 5 ore di audizioni? Mi porto un po' di panini da mangiare, poi mi divertirò come l'anno scorso assolutamente a sentire tutti i nostri talentuosi, diciamo. Come vedi, per concludere, questa speranza, questa possibile partnership mediatica con Primo Canale? Secondo me è un'offerta che Primo Canale ci dà e noi non dobbiamo assolutamente buttarla via. Non è mai successo in 5 anni di talent che una TV, un canale ci sponsorizzasse, e di certo è un'occasione da non perdere, un modo ancora più per farci vedere, per accrescere la popolarità di questo talent e del Leonardo. Direi solo questo. Hai un messaggio per quelli che parteciperanno alle audizioni, per gli artisti? uno slogan, un consiglio da fratello maggiore, diciamo. Direi mettetecela tutta, perché il talent viene una volta sola e l'unico momento veramente di gloria è arrivare là sopra su quel palco e fare una grande figura. Quindi in bocca al lupo. Se vogliamo dirla così. Non mi piace in bocca al lupo, però... In culo alla balena. No, vabbè, neanche così. Diciamo sì, diciamo in bocca al lupo a tutti. Grazie. Prego. Allora, Federico, innanzitutto ciaccati da solo. Mi devo ciaccare? Mi ciacco. Mi sono ciaccato da solo. Allora, innanzitutto una breve presentazione di te stesso, anche se ormai quasi tutti ti conoscono. Devo ancora presentare, ancora una volta mi devo presentare. Mi presento, mi chiamo Federico Mussi, sono uno studente di quinta B, come il mio socio qua. Ormai sono, diciamo, 2-3 mesi che faccio parte dello staff del talent, per così dire. Sono contento di poter organizzare anche quest'anno una manifestazione che sta incominciando ad avere una certa importanza. Ultimo anno per te, si spera, anche per me. Che emozioni ti suscita questo fatto? Questo fatto mi suscita emozioni, nel senso che comunque la consapevolezza che questo sarà l'ultimo anno provoca sempre un certo stravolgimento, perché comunque quando si esce da qua si è proiettati in un mondo completamente diverso, in un mondo in cui le scemate che abbiamo fatto oggi non si potranno più fare, in un mondo in cui non ci sarà più così tanta gente disposta a darti una mano come può essere l'ambiente scolastico, e quindi
l'emozione anche comunque di non poter più far parte dello staff del talent come da 5 anni a questa parte, mi lascerà un certo rammarico, però cercherò di non farmi bocciare un'altra volta, perché sennò... Questa iniziativa, tutto questo percorso che ti ha condotto fino qua, dalla costruzione del talent fino dall'inizio fino adesso, la raccomanderesti come esperienza? La raccomanderei da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dello staff sia dal punto di vista della partecipazione, diciamo, artistica, perché il talent è un'esperienza completa, un'esperienza che ti forma, è un'esperienza che ti porti poi dentro per tutta la vita, perché se non altro è un modo diverso di vivere la scuola, è un modo di vivere la scuola sotto un altro punto di vista, è un modo per impegnarsi, per contribuire alla buona riuscita, alla buona immagine della propria scuola, di conseguenza è un ottimo modo, anche non ti dico per lasciare un segno, ma comunque per sapere che si è fatto qualcosa per la propria scuola, se si pensa che questa la possa meritare. Ultimissima domanda. Finora ti abbiamo sempre visto, anzi, diciamo che non ti abbiamo mai visto sul palco, sempre dietro a prendere del gran caldo in giuria, cioè, scusa, in regia. E quest'anno riusciamo ad averti, ad avere un, come dire, chissà, un grande avvenimento e vederti sul palco. Potrei fare un saluto. Come ultimo saluto. Niente di più, potrei fare un saluto, ma vorrei lasciare la luna di mistero, come quando col Chuck, si dice che io sparisco dietro al mio Chuck, quindi non si sa, io potrei fare un saluto come potrei non farlo, e posso tirare la sentenza, ci vediamo il 1° febbraio. Ciao!